Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ben trovato Marco e ben tornati alla nuovo appuntamento con il pronto soccorso digitale, la rubrica dove la tecnologia e il mondo virtuale la fanno da padroni. Ma prima vi vogliamo ricordare che dalla prossima volta quindi potete scriverci, anzi iniziare a scriverci sulla nostra mail con un mattino in famiglia @rai.it, oppure potete farlo andando su Twitter o su Facebook sulla pagina Mattina Rai 1. Caro Marco, l'attualità digitale di oggi apre la nostra rubrica con una notizia che fa veramente piacere ascoltare e che riguarda poi la sicurezza di tutti noi, no? Di tutti noi cittadini. Brava. Dici con precisione, come sai fare tu, di che cosa si tratta. Allora, grazie a un software e anche a quello che si chiama Big Data, cioè la grande quantità di dati disponibili, la Questura di Milano, nella fattispecie, ha potuto migliorare e ottimizzare la quantità di reati identificati, in particolare relativi alle denunce, le rapine, tutta una serie di, no, di reati di questo tipo, perché questo software in sostanza gli aiuta a prevedere il crimine. Perché si basa ovviamente sulle caratteristiche dei malviventi, che caratteristiche hanno, cosa hanno fatto precedentemente, le zone dove si svolgono i furti. Insomma, alla fine, dopo un po' che lo utilizzano, è venuto fuori che prima non si conoscevano il 75% degli autori dei reati e dopo l'uso del software si è proprio invertita questa percentuale e il 75% dei reati oggi ha un reale autore riconosciuto. Bene. E quindi di conseguenza probabilmente arrestato, eccetera eccetera. Più sicurezza per tutti grazie al digitale, come in questo caso. E quando si parla di sicurezza, Marco, è bene tenerla presente anche e soprattutto quando si viaggia. Sì. E c'è chi inizia a partire magari per il meritato riposo, però non sa a chi rivolgersi, non Brava. Sa ecco cosa, dove andare, cosa fare anche per magari risparmiare un pochino. Eh sì, perché peraltro sicurezza vuol dire anche trovare ad esempio i costi migliori, i prezzi migliori, migliori voli. Per esempio io oggi devo tornare a Londra. E allora ho detto proviamo a fare una bella simulazione che adesso vediamo, così mi aiutano anche a comprare questo biglietto. Bene. Per cui si va nel sito, per esempio skyscanner.it, che è un sito gratuito che permette di cercare i voli più convenienti. Si cerca, come in questo caso, Londra, ecco qui, e adesso ne troveremo uno grazie nel pomeriggio, e in modo che io possa tornare a casa. E sicuramente vedete la lista di tutte le varie possibilità e si troverà il più conveniente. Bene. E quindi via, tornerò con un buon volo. Da tenere presente, da tenere a mente per magari i prossimi viaggi fuori porta. Sì, utile. E non so te, però molte case comunque sono ancora piene di cioccolata, no? La Pasqua è appena trascorsa, per cui ci sono ancora tutte le rimanenze. Ovunque. Ecco, e qualcosa mi dice che tu hai anche pensato a cercare una bufala d'oro. Bufala di cioccolato. Allora, la vaniglia, questa gira, la vaniglia, c'è una bufala che dice che originariamente era nera, che tutti sappiamo che il colore della vaniglia è il colore un po' panna, un po' chiaro, no? Chiaro. Molto chiaro, bianco, quasi bianco, sì. Color vaniglia, per appunto. E in realtà non è vero, sono trovate il foto dell'epoca, eccetera, non assolutamente, non era nera. No. No, perché i baccelli della vaniglia, per chi li ha mai provati, usati, sono molto chiari, i baccelli. Sei presente quando dice come un pisello nel suo baccello? Uguale, nel baccello della vaniglia, che sono chiari, sappiamo appunto che non sono per niente neri, per cui è una grande bufala, non dovete crederci. E adesso passiamo invece al tanto atteso tutorial digitale. Ragazzi, vediamo quanti guai riesco a fare. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Allora, qui ho una pistola, ma di colla calda, tranquilli. Tranquilli. Aiuto. Tranquilli. Non puoi tenere, non voglio il portafoglio, niente, è di colla calda, quindi non farebbe niente. No, ricordiamo che sono tutto, insomma, è tutto a costo zero, Esatto. Cioè, non è questa, insomma, di solito, se non si ha in casa. Questi li ho portati da casa. Sento molto utile, questi qui li ho portati da casa, che erano quelli un po' rotti, così no, li ho smontati io. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di avere un treppiedi. Cioè, ovvero un porta telecamera smartphone in questo caso, che abbia una sua stabilità, stia in
piedi da solo, come quelli professionali, questa è l'idea. Allora si prende un bel selfie stick di quelli che costano veramente poco, ormai si trovano veramente ovunque, e dobbiamo trovare il modo di farlo stare in piedi. La vedo e dura però. Le nostre stampelle, guarda caso, stampelle o grucce, ok? Se incrociate nel modo giusto, incollate con la colla calda, adesso sono, il tempo è, quindi scollicchiando di colla calda un po' dappertutto, si riesce a ottenere, guarda qui, che questo qui l'ho fatto decisamente meglio, più con un po' di scotch anche perché aiuta, questo. E che cosa serve questo? Ti faccio subito un esempio, io prendo il mio smartphone, lo metto qui e ci possiamo fare ad esempio un bel selfie. Ah, è un po' toccare. Alto però. È un po' alto, sì, hai ragione. Ops. Ecco qua. Ok, ciao. Bene, ciao. Vedete, quindi senza spendere troppo si riescono a fare delle cose, no, a ottenere. Senza spendere niente. Niente, cioè, brava, due stampelle, una croce. Ecco, dobbiamo rimediare giusto il sì, il selfie stick, ma il selfie stick si trova facilmente, non costa forse neanche no, troppo. No, poco. Ora leggiamo, Marco, la mail di Lucio che scrive: buongiorno, vorrei che mi consigliasse delle applicazioni per mantenere allenato il cervello, grazie. Che bravo, bravo, vedi, ma vedi, perché, vedi. Ci sono delle applicazioni? Certo, ti allenano, perché è un po' come i muscoli, devono essere allenati. Allora, vedi, io non lo sapevo. Ce ne sono tante, allora io ne ho presa una qui, sì. No, si chiama Luminosity, è gratuita, e sostanzialmente gratis ti dà tutta una serie di possibilità, di giochini, in questo caso è un gioco che per cui devi ricordare la sequenza degli oggetti e allora devi cominciare a giocare di memoria, in questo caso altri sono matematici, altri sono di relativi alle forme, ai colori, però in sostanza giocando un pochino, quindi non è proprio noiosissimo, si allena e si tiene allenato il cervello, molto molto utile, oggi gli smartphone servono anche a questo. Come si chiama l'applicazione? Questa si chiama Luminosity, è gratuita, okay, ma ce ne sono tante anche altre. Molto altre. Grazie, molte altre. Grazie Marco, allora adesso chiudiamo la nostra rubrica invece con un consiglio per chi è di ai bambini e invece e però ecco necessita anche di un piccolo aiuto. Brava, infatti una delle caratteristiche principali di questo mondo è quello che si dice real time, in tempo reale, cioè riesci anche prima si poteva, non so, cercare una babysitter, ma non la sera stessa che dovevi uscire. È un po' difficile. Rimane difficile lo stesso anche nel 2018, ma con applicazioni o con come dire siti. Ne ho trovato uno che in questo caso si chiama Babysitting Today, che vuol dire oggi, non ve l'ho scaricata, installata, se no non avevamo i tempi televisivi, ma vedete, questo è un po' l'aspetto, ci sono tutte le babysitter, avete il rating, come si dice, cioè il voto, quanto è... Ah ecco, così abbiamo la certezza che siano anche persone fidate. Beh, insomma, diciamo perché, che la validazione sociale si chiama così, cioè tutte quelle persone che dicono che è brava, di solito è un buon modo per sapere se una persona è effettivamente brava. Bravo, bravo Marco, sempre interessante, dobbiamo dirlo questa rubrica. Grazie. Però prima di salutarci dobbiamo e darci appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo sempre che per cercare Marco potete farlo su Facebook con Marco Camisani Calzolari. Grazie ancora.